Allora, Firas, tu invece da quale paese provieni e come sei arrivato qui in Italia? Allora, sono tunisino e diciamo che il mio viaggio non è stato difficile perché dura un giorno. E come sapete che la Tunisia non è che lontano qua dall'Italia, quindi sono sbarcato a Roma, Città Vecchia, perché sono venuto con la nave. Quella nave per viaggiare, per i turisti, che si è partito vicino dalla mia città in Tunisia, perché c'è un porto là, quindi Oh, ho questo. capito. E cosa ti ha spinto a lasciare la Tunisia per l'Italia? Ci sono tante cose, tipo come studiare, perché voglio studiare, pure studiato qua in Italia, oppure domani lo sai. Sono tante cose. Cosa vuoi fare da grande, se Già lo possibile? sto facendo, barbiere. Barbiere? Ah, ok, io ne ho bisogno. Allora, invece, come ti trovi qui in comunità nella struttura del ponte? Chiamiamo bene. Anche se sono ragazzi che non sono della tua stessa Sì. nazionalità. Ci sono italiani, Bangladesh, pakistani, albanesi. Sono passati quasi tanti tipi del mondo. Infatti, prima Don Vanni mi aveva detto 30 nazionalità differenti. Francesi, Sì. giapponesi, tutti sono italiani. Cinesi. Giapponesi mi sa di no, lo sai. No, Può comunque essere che nel futuro. può essere in futuro, hai ragione. E mi racconti invece che cosa hai provato quando hai partito, questo distacco dai tuoi genitori, dalla tua terra? Un pensiero difficile, non puoi raccontarlo perché c'è un pensiero in un... capito? Però c'è sempre c'è la mancanza della famiglia. Ok, e li senti i tuoi Sì, genitori? sì, sì, Perfetto. sì, sì. Grazie mille allora. Prego. Benissimo, Don Vanni. E per quanto riguarda queste strutture di minori non accompagnati, minori stranieri non accompagnati, com'è l'inclusione di questi ragazzi? Perché immagino che all'interno della Casa Salesiana vi siano anche altre realtà. Allora, intanto mi piace che hai detto una cosa, poi ti sei corretto. Hai detto minori non accompagnati e poi ti sei corretto, minori stranieri non accompagnati. Preferisco la prima, minori non accompagnati, perché abbiamo tolto la parola straniero. Qui nessuno è straniero ed è il primo passaggio per poter capire mentalmente che è un'inclusione, è un'integrazione. Qui nessuno è straniero e questo è molto importante, per noi. E poi abbiamo tutte le fasi di inclusione, le proprie attività. La prima attività, perché arrivano quasi tutti che non sanno l'italiano, e quindi è il primo elemento che noi facciamo di integrazione, è quello di imparare l'italiano e allo stesso tempo poi anche acquisire, se abbiamo il tempo, anche un titolo riconosciuto in Italia come il primo, quello più semplice, quello della terza media. E poi andiamo avanti con le qualifiche, eventualmente abbiamo fatto anche dei ragazzi che hanno delle qualifiche di chi di cucina, chi di pizzeria, quindi abbiamo anche questi percorsi di integrazione. Un secondo elemento è quello dei documenti, la loro regolarizzazione del territorio nazionale, che è molto importante, perché per leggi italiane, anche giuste possiamo dire, c'è bisogno di un insieme di documenti per poter lavorare. Io sto dicendo attività di inclusione, ma se andiamo sono diritti, no? Il diritto allo studio, no? Di imparare l'italiano, prendo un titolo o prendo una qualifica, è un diritto allo studio. Se noi pensiamo a tutte le procedure e documenti, è un diritto che non solo dignità, ma ti permette un insieme di diritti. Pensiamo al diritto della residenza. No? Il diritto del permesso di soggiorno, poter circolare, il poter svolgere un lavoro, sono tutti diritti. Quindi noi facciamo i primi atti che si basano sui diritti internazionali del fanciullo affinché il ragazzo, ormai grande, possa essere autonomo nella propria vita. Allora, Karim, da quale paese arrivi e qual è il tuo viaggio per essere arrivato qua in Italia? Allora, sono Karim e ho 19 anni. E sono egiziano. Sono venuto qua in Italia con l'aereo da 2 anni fa. 2 anni fa. E che cosa ti ha spinto ad arrivare qua, in Italia? Perché sei partito Cioè, dall'Egitto? per vedere un'altra vita, per vedere il mio sogno. Qual è il tuo sogno? È un pizzaiolo. Pizzaiolo? No, sembra strano, quindi sei arrivato nella città natale della Sì. pizza. Quindi già vai a scuola. Sì, ho fatto qualifica e sto lavorando anche qua a Napoli, in una pizzeria.
Ah, perfetto, qui nel centro storico di Napoli sta lavorando. No, 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 il Vomero. Ah, al Vomero. E scusami tanto, da come è nata questa passione per la pizza, tu che sei egiziano? No, già, cioè, quando ero poi con mi piace la cucina, mi piace stare nella cucina, così vedevo nella cucina, cioè mi piace stare tanto nella cucina, perciò. Perfetto, quindi tu sei l'esempio dell'inclusione, quindi già ti relazioni con Sì, il sì, mondo sì, del sì, sì. lavoro. E come ti trovi con i tuoi datori di lavoro? Cioè, mi trovo proprio bene qua a Napoli, mi trovo benissimo in Don Bosco anche. Mi racconti una tua esperienza particolare nel mondo del lavoro, una cosa che ti è piaciuta di più mentre stai lavorando? C'è tutte cose. Tutto cosa? Cioè, tu sei napoletano ormai, lo sai, carino. Ti ringrazio. Grazie mille. Pace e bene, proseguiamo adesso il nostro percorso delineando l'apporto del francescanesimo all'economia nel XIX e XX secolo. A causa delle soppressioni francese prima e italiana poi, limitiamo il nostro intervento al contesto italiano, venne meno l'apporto dei frati francescani. Le soppressioni inflissero un durissimo colpo, ma contemporaneamente, venendo meno i frati, un ruolo fondamentale lo svolsero i francescani secolari. I francescani secolari sono quei laici che seguono San Francesco rimanendo nello stato laicale. Noi ricorderemo, per questione di tempo, tre personaggi, a mio avviso, assolutamente significativi: il francese Léon Hermel, morto nel 1915, il Giuseppe Tovini e la Eurosia Barbana. Ma andiamo con ordine. Il francese Léon Hermel, industriale tessile, cercò di applicare nella sua azienda la visione francescana dell'economia, ricordando ai suoi operai diritti e doveri, il diritto del lavoro, ma anche il dovere del lavoro. Fu assolutamente innovativo, perché ridimensionò moltissimo l'orario di lavoro per gli uomini, arrivando al lavoro quotidiano di circa 10 ore al giorno, eliminò il lavoro minorile e ridimensionò moltissimo il lavoro per le donne. Cercò di costruire case dignitose per i suoi operai e inserì volutamente all'interno delle sue aziende quello che erano i diritti assistenziali, quindi fondamentalmente l'assistenza medica per i propri dipendenti. Creò cioè le condizioni affinché l'azienda, la fabbrica, fosse considerata un prolungamento della realtà familiare. Accusato dai suoi colleghi industriali di buonismo e di essere, tra virgolette, un cattolico, Léon Hermel andò per la sua strada. E fu anche un riferimento per lo stesso Leone XIII, a tutti noto come l'autore della prima enciclica sociale della Chiesa, Rerum Novarum, che è datata 1891. Anzi, per certi aspetti, lui dimostrò concretamente che si potesse controbattere al concetto marxista di lotta di classe, quello invece di collaborazione e cooperazione fra classi sociali. Ci spostiamo in Italia, a Brescia. Giuseppe Tovini, avvocato bresciano, che ebbe l'intuizione di tradurre in un linguaggio di fine Ottocento e in una dimensione operativa di fine Ottocento i Monti di Pietà. L'opera più importante e significativa fu la fondazione del Banco Ambrosiano, datato 1896 a Milano. In realtà, il Banco Ambrosiano fu fondato per poter sostenere attraverso un credito ragionevole quegli imprenditori che desiderassero investire. E poi un altro aspetto molto rilevante e importante in quel contesto storico, il discorso di sostenere lo sviluppo della scuola cattolica. L'istruzione e il lavoro furono visti come due elementi importanti non soltanto per i cattolici italiani, ma anche per la società nel suo complesso. Riprese, ripeto ancora una volta, il concetto del Monte di Pietà, cioè la territorialità dell'investimento, il sostegno all'economia locale, ma anche il sostegno all'istruzione, rendendola per quanto possibile non soltanto estesa al più elevato numero di ragazzi rispetto a ovviamente a quel contesto storico, ma anche con un orientamento che fosse cattolico. Eurosia Barban, contadina vicentina,
invece una figura assolutamente rilevante perché non fu né un industriale, né tantomeno una professionista, ma ripeto, una semplice contadina terziaria francescana come il Tovini, come l'Hermel. La Barbane si distinse in modo particolare perché ebbe un'intuizione geniale. Volle aprire la sua casa per la formazione delle cosiddette sarte di paese. La Barbane, che era madre di 11 figli, contadina, e sapeva molto bene quali fossero in quel contesto storico, chiaramente un'Italia e un Veneto che non esiste più, la realtà problematica dal punto di vista economico, ma anche il ruolo subalterno della donna. Creando nella sua casa, e non volle nessun compenso economico da queste ragazze, istruendole a diventare sarte, capaci di poter rammendare il pantalone di un bambino fino a poter anche cucire un abito da sposa, gli abiti da sposa di quel contesto storico non erano certo complicati come quelli di oggi, la Barbane formò delle sarte capaci di poter, cucire tutto. E ovviamente poter contribuire così al bilancio familiare, ma anche poter recuperare l'autostima di se stesse, rendendosi utili prima a se stesse e poi al proprio contesto familiare. Il Tovini, come la Barbana, sono stati beatificati, il Tovini nel 1998 da Giovanni Paolo II, Eurosia Barbane da Benedetto XVI nel 2009. Laici francescani, salite agli onori degli altari che ci indicano come in contesti diversi si possa dare il proprio contributo all'economia al di là dei ruoli dei propri contesti socio-economici. Pace e bene.